Gesù si presenta a Lavis come donatore, ma sviene alla vista del suo stesso sangue. Il bisnonno di Moira Orfei insegna ad un leone a dare la zampa. Gesù denota la presenza di acne e imperfezioni della pelle sul volto della madre. Gioacchino il sodomita decadente cerca di sedurre un timido pastore offrendogli della frutta. Jenny la facile introduce la moda dei selfie provocanti in Galilea. San Sebastiano in visita al nonno e ai nipoti, mostra loro che si può condurre una vita perfettamente normale anche se trafitti da varie frecce. San Giovanni ringrazia il Signore per essere capitato in una tribù di cannibali moderni, eleganti e raffinati. Mentre i colleghi santi discutono di argomenti estremamente seri, San Francesco molla tutti per giocare di nascosto con un aquilone. Il piccolo Gesù è ansioso di provare la salsa al curry preparata da Giovanni Battista. Al ristorante La Tartaruga, in attesa dei primi, i discepoli fanno lo scalpo a San Giovanni per ingannare il tempo. Il 1° aprile, Sant'Agostino prepara il suo scherzo preferito, tramortire i passanti con una palla da bowling d'oro massiccio. San Paolo decide di farla finita decapitandosi con un bonsai. Il satiro Panezio sussurra alla suonatrice che il flauto giusto ce l'ha lui sotto la tunica. Fare le maestre d'asilo nido nel Rinascimento era un lavoro decisamente impegnativo. Caino ed Abele improvvisano una partita di twister sul ciglio di un dirupo. Adamo si rende conto che le pere sono molto meglio delle mele. Fedele si prepara a sganciare una mazzetta al parroco per essere sicuro di ricevere l'assoluzione. Donna che vuole entrare nel Guinness dei primati tenta l'attraversamento della Manica in sella ad un bue. Gesù spiega a un discepolo che per gli autoscontri serve un altro gettone. Cristo si teletrasporta nel Medioevo, ma il trucco non serve a nulla, poiché lo crocifiggono comunque.